è stata una bellissima campagna elettorale. Dobbiamo attendere un secondo ancora il responso. Siamo avanti di 270 voti, ma mancano ancora alcune schede da scrutinare. Però siamo fiduciosi, è difficile cambiare questo risultato. Raccoglieremo sicuramente un'eredità particolarmente difficile, quella del sindaco Ricci, un bilancio fallimentare, quindi starà a noi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, iniziare ad affrontare quelli che sono i problemi della nostra comunità e a cercare di dare qualche risposta. Sindaco, quattro liste, sono stati giorni veramente frenetici, veramente a ritmo forsennato, ma alla fine ai suoi avversari cosa si sente di dire? Nulla di in particolare, però quello che posso sottolineare è che quattro liste, sì, sicuramente, ma i sanmartinesi hanno saputo scegliere. La nostra lista è una lista fatta di competenza politica, amministrativa, professionale, gente che ha già amministrato, ma soprattutto giovani che in un certo qual modo si potranno rappresentare la futura classe dirigente del nostro paese. Chiudiamo con una domanda che sarebbe più logica: la prima cosa che farà? La prima cosa che faremo è chiaramente capire la situazione deficitaria del bilancio comunale e l'impegno che ho già assunto in campagna elettorale nei primi 100 giorni iniziare con un nuovo anno scolastico, con uno scuolabus, ripristinando questo servizio è fondamentale ed essenziale per le famiglie dei sanmartinesi. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questa campagna elettorale. La campagna elettorale è bella, vincente, ed è chiaro che devo ringraziare la mia squadra, ma soprattutto chi ci è stato vicino in questo mese. Chiaramente non posso non dimenticare la mia famiglia, che in un certo qual modo già ha sacrificato buona parte, insomma, del tempo. Ed è chiaro che a loro chiedo la cortesia di essere pazienti e di assistermi in questa nuova avventura.